questo è molto interessante perché secondo le caratteristiche del mio atleta, più velocista o più fondista, avrà più fibre veloci, più fibre lente, di conseguenza delle curve forza velocità molto diverse. Vediamo una curva forza velocità, posso prevedere cosa farà o che potenzialità con fibre veloci e lente, poi posso vedere anche con l'allenamento cosa succede e posso anche scegliere i carichi di allenamento. Ricordate che quel punto chiave che ho tirato fuori all'inizio, la valutazione dei test per un allenamento personalizzato. Allora, lungo la curva forza e velocità io ho tutti i carichi possibili e immaginabili per l'allenamento di forza, perché se ho come obiettivo la forza massima sarò sui punti più alti della curva forza e velocità del mio atleta. Se voglio lavorare sull'ipertrofia scendo un pochino più basso. Se voglio lavorare sulla forza dinamica scendo ancora più in basso, via via vedete forza esplosiva, forza veloce, e poi ancora più in basso ho tutti gli aspetti della resistenza alla forza e anche della resistenza generale. Perciò con una pura forza velocità posso dosare meglio l'allenamento di ogni atleta, perché ogni atleta ha la sua pura forza velocità. Se parliamo di rapidità, ecco che allora dobbiamo andare ad analizzare altre cose. Non parliamo più di forza, ma per esempio reazioni ai segnali rapidi. Qui abbiamo un velocista eccezionale e vedete che i suoi tempi di reazione però non sono eccezionali. Lei è molto resistente alla velocità, però una cosa che si può studiare sono i tempi di reazione, diciamo da laboratorio, che posso studiare i tempi di reazione sui blocchi di partenza, ma normalmente i tempi di reazione sono studiati con strumentari, computer, tastiere, e i tempi di reazione sono importanti in tantissimi sport, non soltanto nella partenza dei blocchi, nell'atletica leggera. Abbiamo informazione ottica negli sport di combattimento, ma anche nel motociclismo e nei giochi sportivi, informazione acustica la partenza sia dell'atletica che del nuoto, informazione tattile, reagire velocemente a segnali, negli sport di combattimento con contatto come judo, ma anche per esempio ginnastica ritmica dove è importantissima la sincronizzazione dei movimenti e le cinque atlete devono avere tempi di reazione e movimenti sincronizzati a centesimo di secondo. È informazione propriocettiva, caratteristica della ginnastica artistica dei tutti. Per ogni capacità io vi mostro un test a costo zero. Abbiamo visto il test di Cooper, abbiamo visto il test per forza, no? Per i tempi di reazione c'è un test che trovate in letteratura a costo zero. Si prende una scopa da buttare via, si taglia lo spazzolone, si tira fuori la bacchetta, la si mette graduata, mettendo ogni 10 cm una tacca, e poi vedete che il soggetto sta con la mano così, la bacchetta sta qua, appena la bacchetta si muove lui deve cercare di stringere e si misura il tempo di reazione in centimetri. Troppo piccola. Sì, ma certe volte quelli che hanno i riflessi lenti ci mettono un tot di un centimetro. Guardate che 20 cm di reazione è un'ottima reazione, insomma, appena passa. Io ho visto con i ragazzi che sono a scuola, sì. Sì. Diciamo che è un test molto così, da caso, lo spanto, però a costo zero, perché un manico di scopa lo trovate dove volete, e magari lo buttate anche via. È chiaro che poi esistono tutte le apparecchiature elettroniche per i tempi di reazione, che sono molto sofisticati, che programmi. E vedete che molto dipende sia dal lato che uso, sopra vedete le differenze dei tempi di reazione tra il piede e la mano. La mano è più rapida rispetto al piede. E in tutte le fasce d'età vedete che i tempi di reazione raggiungono la loro performance con una forza tra i 20 e i 30 anni, sono le migliori performance. E poi calano, e questo è un problema, per non
semaforo di nuovo 10 secondi e non lo fa mica in tempo. Un po' c'è i riflessi tardi, che si muove 5 secondi dopo che è scattato un verde, e il semaforo dura verde per 10 secondi, quando viene rosso lui è proprio a metà strada. Sono programmati male e non tengo conto che i tempi di reazione si allungano, infatti gli autori treni, i camion fanno i test di tempi di reazione, se non superano un determinato livello non possono più guidare il treno, il camion. I tempi di reazione sono diversi a seconda del segnale. Se c'è un segnale visivo, una luce che si accende, sono più veloce. In secondo luogo c'è il segnale sonoro, come colpo di pistola, tutte le mani, e poi c'è il segnale proprio accettivo. Il segnale proprio accettivo può essere una punta che ti tocca dietro la schiena, una pressione che viene fatta sulla mano, sul polpaccio, e tu reagisci. Se andiamo a vedere proprio la rapidità ciclica e aciclica, qui abbiamo due esempi, uno di rapidità ciclica che è la Williams, questa atleta brevilinea americana che ha vinto il mondiale, ed è uno che lavora molto sulle frequenze rispetto all'altra atleta che abbiamo visto prima, una brevilinea che invece lavora sulla pienza del passo. Questa è un'atleta che lavora molto sulle frequenze della corsa, e l'altra invece è un esempio di velocità ciclica. Questa è una giocatrice di golf americana che surclassa tutte le concorrenti del suo genere e vorrebbe gareggiare con i maschi, che era vorrebbe fare la gara con i maschi perché ha competito alla sua altezza. Come posso misurare la velocità di un gesto sia ciclico che ciclico? Oggigiorno abbiamo diverse possibilità. Le cellule fotoelettriche, adesso le vedremo anche nella corsa, possono essere usate anche per misurare la velocità di uscita di un attrezzo. Oggigiorno abbiamo anche i radar, non ce ne ha solo la polizia. La polizia aveva prima le cellule fotoelettriche, ce l'ha ancora adesso, quando vedete quell'asta orizzontale montata qui, sono le cellule fotoelettriche che misurano la velocità della nostra macchina, superate i 130, viene la multa. Ma oggigiorno, già da una decina d'anni, c'hanno anche il radar. Il radar non altro che una telecamera che, vedendovi, inquadrandovi, fa i calcoli della vostra velocità. E così con radar, costa 2-3 euro, che è un radar sport, è possibile valutare la velocità di qualsiasi attrezzo, di qualsiasi atleta. Se adesso seguite la televisione, il tennis e la pallavolo, ormai è una prassi che sulla battuta dicono la palla viaggiava a 150 Serena Williams, perché il massimo era 400 all'ora sul servizio del tennis. È la stessa cosa nella pallavolo, è come ce l'ha immediato, cioè la palla non è ancora arrivata a terra, già danno la velocità, perché proprio hanno questi radar che permettono la valutazione della velocità dei gesti così ciclici. Quindi riportato da Weine, ha proposto di studiare la velocità ciclica con un test che è simile a quello che abbiamo visto prima, il drop jump, ma ha tutta un'altra filosofia. A vederlo così come esecuzione uno pensa che sia un salto in basso. Ma lo scopo di questo test di velocità ciclica non è quello di saltare in alto il più possibile, come nel drop jump che abbiamo visto prima sfruttando l'elasticità muscolare. C'è tutto un altro obiettivo che bisogna comunicare al soggetto. L'altezza sono 30 cm uguale per tutti, nel drop jump bisognerebbe trovare l'altezza ottimale alla quale il soggetto riesce a esprimersi al meglio in elevazione, ma qui non devo andare tanto in alto, ma stare il meno possibile a contatto sul terreno. È come se qui ci fosse non un tappetino che misura i tempi in centesimi di secondo, ma la corrente elettrica a 220. Allora ci devo stare il meno possibile a toccare il pavimento, va bene?
e viene valutato proprio il tempo di contatto. Il tempo di contatto, secondo questi studi che hanno fatto con l'elettromiografia, vedete come si studia la validità di un test con altri strumenti che approfondiscono le conoscenze riguardo quel tipo di movimento lì, si è visto che ci sono dei soggetti che hanno dei tempi di attivazione elettromiografica molto brevi e altri che ce li hanno molto lunghi. E questo non è tanto in relazione alle fibre veloci lente, ma è proprio una questione di forma mentis, di costruzione di schemi motori rapidi oppure mancanza di schemi motori rapidi. Perciò con questo test è facilmente valutabile